dalla seconda loggia del Palazzo Apostolico, passando per la Cappella Redemptoris Mater, il sacrista pontificio Don Pavel Benedict ci accompagna alla scoperta di uno scrigno di tesori di arte e di fede affidato alla cura dei padri agostiniani, custodi del Sacrario dei Papi dal 1352. È la Lipsanoteca Pontificia, che conserva reliquiari di ogni tipo, realizzati dal 600 ad oggi e donati ai papi in occasione di beatificazioni e canonizzazioni. La Sagrestia Pontificia, che ricade sotto la responsabilità del maestro delle celebrazioni liturgiche del Papa, tiene sempre aggiornato l'archivio fotografico numerato di tutti i reliquiari. I reliquiari dei beati e dei santi sono intorno a 1400, un po' di più, i reliquiari, che provengono da tutto il mondo. Abbiamo reliquiari dove sono 4 o 5 santi, o se no, una volta per gli altari si usavano i reliquiari dove sono i santi per tutto il mese, cioè per ogni giorno era un beato o un santo. Giovanni XXIII in questa sala qua, l'Ipsanoteca, ha fatto rifare il pavimento, cioè è stata un po' sistemata, e sono stati portati qua i reliquiari che erano giù in sacrestia, poi prima erano negli altri luoghi. Camminando tra le vetrine, Don Pavel ci indica alcuni reliquiari che custodiscono un frammento del corpo o un oggetto appartenuti ai santi più noti, oppure oggetti di valore artistico che sono stati anche richiesti per esposizioni. Ecco un panno imbevuto del sangue di San Pio da Pietrelcina, mentre questo reliquiario custodisce il sangue di Santa Teresa di Calcutta. I santi di oggi sono accanto a quelli senza tempo in un'unica collezione di fede. Così abbiamo la piccola teca di San Francesco d'Assisi e quella che racchiude una preghiera alla Madonna scritta dalla beata Chiara Badano, la 18enne focolarina salita agli altari nel 2010. Il reliquiario di Santa Rosa da Viterbo, che riproduce la famosa macchina portata in processione il 3 settembre per le vie della città laziale, è a pochi passi da quello degli sposi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, beatificati nel 2001 da San Giovanni Paolo II. Papa Wojtyla, che ha celebrato 147 beatificazioni proclamando 1338 beati e 51 canonizzazioni per 482 santi, amava molto questa sala. Quando erano le beatificazioni e canonizzazioni nella piazza o in basilica, durante il pontificato di Giovanni Paolo II, lui per una settimana teneva reliquie nella sua cappellina privata e dopo una settimana li mandava da noi in Lipsanoteca. Veniva qua abbastanza spesso a pregare da solo, mezz'ora, un'ora, quante volte a settimana, quello sappiamo, ma sappiamo una cosa, è certo, che veniva qua a pregare e chiedere aiuto ai santi. San Giovanni Paolo II ha anche proclamato dottore della Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino e Papa Francesco ha canonizzato nel 2015 i suoi genitori Louis e Zélie Martin. Il loro reliquiario è nella Lipsanoteca Pontificia, accanto a quello a forma di capanna africana di San Carlo Luanga e 12 compagni martiri dell'Uganda. Poco più in là, un'urna in rame contiene la terra di Auschwitz, dalla cella dove è stato martirizzato padre Kolbe. Questo è il reliquiario che è stato usato per la beatificazione e la canonizzazione di San Giovanni Paolo II. Dall'ospedale di Bambin Gesù abbiamo ricevuto l'ampola del sangue di Giovanni Paolo II e abbiamo pensato come posizionarla in un reliquiario. E con l'artigiano che è venuto, l'ho chiamato, abbiamo parlato un po' che cosa può rappresentare San Giovanni Paolo II. E parlando mi è venuto in mente ramo di olivo, per quando era un uomo dove andava portava la pace. Accanto, nella stessa vetrina, il reliquiario di San Giovanni XXIII, canonizzato insieme a Papa Wojtyla il 27 aprile del 2014, che richiama sempre i rami d'ulivo. Don Pavel poi ci indica dove sono custodite le reliquie di San Giovanni Bosco, il dito di Sant'Agostino e il grande reliquiario di San Cristoforo Magallanes e 24 compagni martiri messicani, canonizzati durante il Giubileo del 2000. Veri oggetti d'arte esposti nelle mostre sono il reliquiario di San Francesco Saverio e quelli di San Gregorio Magno e San Corrado Birndorfer, cappuccino tedesco, il padre Pio dell'Ottocento.
come questa riproduzione dell'altare della confessione della Basilica di San Pietro, reliquiario appartenuto a Papa Leone XIII. Nella Lipsanoteca, infine, due armadi con piccoli cassetti fanno da archivio per le consacrazioni delle chiese di tutto il mondo. Di quanto i vescovi richiedono una reliquia per la consacrazione dell'altare, noi prendiamo un piccolo pezzettino di queste ossa e mettiamo in una teca che poi il vescovo li depone nell'altare.